Questa scheda eco è di Luca di Avigliana, provincia di Torino. Me l'ha mandata se posso ripararla, però non si può riparare perché è stata manomessa in malo modo e alimentata direttamente a 13,8 volts. Per cui ho visto che c'è questa resistenza qui carbonizzata. E non va nemmeno il preamplificatore si sente. Quindi mi ha chiesto se posso sostituirla con una delle mie. Adesso faccio un tentativo, vediamo se mi riesce a mettercene una dentro di quella che faccio io. Infatti, anche di sotto qui tutto il circuito è carbonizzato. Lavoro completato. Un paio di giorni ci sono voluti, però alla fine ce l'abbiamo fatto. Allora, ho messo la scheda eco in questa posizione, la scheda eco con un doppio delay. Poi, sotto qui ho costruito un piccolo amplificatore sulla basetta 1000 fori per il preascolto in cuffia, quindi ho ripristinato questa funzione e con quest'altra basetta invece ho fatto una sorta di V-meter per far funzionare anche i LED, anche se la luminosità è scarsa perché i LED sono quelle di una volta. Poi ho messo un commutatore qui che serve per la ricezione e la trasmissione, per la commutazione, e quest'altro relè piccolo invece per far funzionare la scheda anche quando è spenta. Adesso la chiudo e la collego a una radio e la proviamo. Ecco, prima, scusate, volevo aggiungere che la scheda si può regolare anche per personalizzarla, le ripetizioni si possono regolare da questo trimmer, poi da questo qui si può regolare la velocità, il delay veloce. Invece da quest'altro trimmer si può regolare il delay lento. E poi mi ero dimenticato di dire che la scheda non si mantiene. A differenza di prima, ora si accende da questo pomello. Si spegne, si accende e si regola l'intensità. Da quest'altro invece, dal deviatore che c'è qui, invece serve per commutare le due velocità. Quindi normale e sotto veloce. Adesso la proviamo. Eccoci qua. Ho messo il peso sopra perché se no si sposta e si sposta ugualmente. Mi fa innervosire. Alta timbrica. Alziamo. Non useremo questa intensità, lo dico sempre. Si muove in continuazione anche col peso. Delay veloce. Col volume alto si dovrebbe rallentare un po', non rallentare, regolare, ridurre un po' le ripetizioni. Però noi lo useremo in questa posizione. Naturalmente poi si può personalizzare come la si vuole. Ritorniamo come prima.
Prova. Greco, greco. E grazie anche per aver visto questo breve video. Vi auguro una buona giornata, grazie.